stesso momento a Milano salta in aria questo ingresso del padiglione dell'arte contemporanea, una Fiat Uno imbottita con 100 kg di gelatina e tritolo, piazzata sempre dagli uomini dei Graviano, uccide 5 persone, 4 vigili del fuoco, un marocchino che dormiva lì. Quella notte si teme il colpo di Stato. Il presidente del Consiglio, Carlo Azeglio Ciampi, cerca di mettersi in contatto con Palazzo Chigi, ma i centralini sono tutti saltati. Queste stragi hanno una motivazione sicuramente politica. Quando si chiede a uno Stato di eliminare certe leggi, questo vuol dire motivare politicamente il proprio atto. Tenga presente che noi a Firenze abbiamo contestato ai mafiosi che hanno commesso queste stragi l'aggravante di aver agito per finalità eversivo-terroristiche. Vigna oggi è un pensionato che si gode questa bella villa a Firenze, ma per tanti anni ha indagato sulle stragi di mafia e un'idea sul movente lui se l'è fatta. Probabilmente perché qualche soggetto che manteneva i rapporti fra la politica e Cosa Nostra aveva dato assicurazioni che prima o poi qualcosa sarebbe stato fatto. Tant'è vero che a un certo momento, rimaste deluse queste aspettative anche dopo gli attentati del 93, in certi casi ci sono delle proteste in carcere, avvocati, voi avevate detto che veniva eliminato il 41 bis e così non è. Quindi cioè, queste promesse fatte da persone di collegamento o anche interne a certi partiti, ricordiamoci che Cosa Nostra aveva fondato un partito, Sicilia Libera, con un atto fatto davanti a un notaio, era un'idea di Provenzano e di Bagarella. Dopo non la si ritenne più opportuna e si disse è meglio cercare di inserire no persone a noi vicine nel partito di Forza Italia, che concorreva con più mezzi alle elezioni politiche. Allora sono queste forse queste speranze ovviamente terribili che hanno animato Cosa Nostra. Forza Italia è il partito che nasce nel momento in cui Cosa Nostra ha bisogno di un nuovo interlocutore che nel momento in cui nasce Cosa Nostra, nel momento in cui doveva far confluire quello che era anche il suo potenziale elettorale, anche i suoi uomini, i suoi uomini da inserire all'interno di un partito, sceglie Forza Italia, gioca la sua fiche su Forza Italia. Tutti i voti che Forza Italia avrà in Sicilia, in Calabria, in Campania, in tutta Italia, saranno voti contro la mafia. Perché proprio Forza Italia? Perché Silvio Berlusconi? La mafia conosce questo imprenditore dai primi anni 70. Gaspare Mutolo in quel periodo è un killer dei palermitani, combinato mafioso però da un corleonese, Totò Riina. Nel 1973 è a Milano, proprio per il Cavaliere. A Milano perché dobbiamo sequestrare una persona molto facoltosa. Uno che aveva costruito Milano 2, stava terminando di costruire alcuni palazzi di Milano 2, quindi noi organizziamo di nuovo magazzini, insomma macchine, tutto pronto. Si aspettava che questa persona andava, diciamo, negli uffici, che io nemmeno sapevo chi era, però dopo ho saputo che era il nostro presidente, insomma, che abbiamo, il signor Berlusconi, insomma. Però tutto assieme hanno detto basta, smontate tutto e scendete a Palermo. E dopo principalmente, insomma, la cosa è stata molto
chiacchierato, diciamo che abbiamo capito quasi tutti. Il motivo è perché un certo Mangono Vittorio, un mafioso della famiglia di Pippo Calò, tutto assieme, questo andò a finire a fare il guardiano e l'uomo di fiducia per un certo periodo, diciamo, di questo personaggio, perché fu stato è stato messo probabilmente a Villa di Arcore. Anzi, questo Mangono mi diceva così, che lui effettivamente controllava qualche cavallo, però era tutta una... Mangono entra ad Arcore nel 1973, quando è già stato arrestato ed indagato più volte. Dell'Utri conosce il suo passato e forse lo sceglie anche per questo. In Lombardia ci sono 10 sequestri nei primi mesi del 74. Il 7 dicembre c'è una cena ad Arcore. A tavola c'è Mangono, il cavaliere, Fedele Confalonieri e un principe, Luigi D'Angerio. Fuori, in agguato, c'è un commando guidato da Pietro Vernengo che, secondo Mutolo, aveva partecipato insieme a lui al precedente progetto di sequestro. O lo stesso Totò Cuffaro che faceva l'autista di Calogero Mannino, e giustamente dice lui: sono l'unico autista che non ha fatto carriera, poverino. Però diciamo che la cosa bella è proprio questa: la storia degli autisti è più bella della storia dei boss. Lui dice: ci lasciavano liberi per 2-3 ore, ci dicevano: guarda, veniteci a riprendere tra 3 ore. Ovviamente il summit veniva organizzato nella fabbrica Icre di Bagheria, che noi mostriamo nel documentario, che è il luogo dove alla mattina si facevano i chiodi per la famiglia Greco, nel pomeriggio si scioglievano le persone uccise a decine in quel luogo, e poi la sera si facevano i summit. Gli autisti andavano in un ristorante, Massimo Ciancimino racconta che veniva chiuso per l'occorrenza, e incontravano la popolazione, perché gli autisti, ovviamente, a parte Massimo che era lì in quanto figlio, erano piccoli boss locali, già capi di mandamento non penso, ma insomma capi di un paese, magari, ecco, capi di Cina, esatto. Ora, il punto qual è? Che questi siciliani, cittadini comuni che andavano a parlare con l'autista del boss, chiedevano di risolvere problemi concreti, e Massimo racconta che c'era quello che non voleva fare il militare, c'era quell'altro che aveva un problema di vicinato, e loro prendevano nota e risolvevano il problema immediatamente. Conoscere Massimo Ciancimino, come conoscere Mutolo, è molto importante, perché ci dimostra la banalità del male, il fatto che sia stata rappresentata la mafia come qualcosa di fuori, di diverso da noi, totalmente diverso. È chiaro che è diverso da noi, ma non è così diverso come vogliamo far credere, e questo rende poi impossibile veicolare, in particolare in televisione, dove si impatta sul grande pubblico, il messaggio di una mafia che magari va a Milano per raccomandare un calciatore al Milan. Cioè, sono due storie che fanno cortocircuito, non si può mettere insieme la storia che avete visto dell'uomo che uccide una bambina di 50 giorni senza pensare che mettere un fiorino imbottito di tritolo sotto una torre dove abitano famiglie, e dove accanto c'è un ristorante, che solo per un caso nessuno in quel momento stava passando di lì, e solo per un caso quindi sono morte solo 5 persone. Ecco, quello stesso uomo sta al ristorante nel centro di Milano, da Gigi il Cacciatore, seduto con il papà dell'attuale calciatore D'Agostino, e sta lì proprio perché devono parlare del figlio che deve giocare a calcio. Il problema è che questo ragazzo, quando si presenta al capo delle giovanili del Milan per fare il provino, ha un foglio in mano che però non porta come nome di chi lo raccomanda Graviano, ma porta il nome dell'Utri. E la cosa bella è che nessuno ha mai spiegato perché c'è scritto Dell'Utri e non c'è scritto Graviano su quel foglietto, e non l'hanno mai spiegato perché non lo possono spiegare, perché l'unica spiegazione possibile è che, esattamente, che Dell'Utri ha fatto quella raccomandazione perché gliel'ha chiesto qualcuno che lui non può dire.